Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante: come si fa a fare una doppia esposizione fra due foto utilizzando GIMP. GIMP è un programma di fotoritocco equivalente a Photoshop che può essere installato gratuitamente sia su Windows che su Linux. Abbiamo queste due foto: la foto di Greta Thunberg, 2560 pixel per 1440, e una foto di una specie di arcobaleno, una tavolozza di colori di un pittore. Faremo una doppia esposizione fra queste due foto. Allora apriamo GIMP, andiamo nel menu File, apri, andiamo subito nella scrivania perché i nostri file si trovano nella scrivania e apriamo Greta. Quello che dobbiamo fare in questo tipo di progetti, adesso con Ctrl rotella faccio lo zoom, è staccare il primo piano dallo sfondo. Allora, tentiamo di demolire velocissimamente lo sfondo perché tanto faremo una serie di effetti sul viso di Greta che diciamo, non c'è bisogno di essere precisissimi. Allora, usiamo questo strumento che è la selezione fazi e selezioniamo quest'area di questo colore qua. Nella tastiera facciamo cance e vedete che stiamo iniziando a demolire lo sfondo. Facciamo la stessa cosa da questa parte, clicchiamo col mouse, poi facciamo cance. Tentiamo di beccare anche questo tipo di colore fra i capelli di Greta, vediamo se l'ha beccato. Non lo becca bene, allora facciamo seleziona niente. Poi quello che possiamo fare a mano assolutamente prendere il cancellino, scegliamo un pennello un pochino ruvido come questo, vediamo la dimensione è troppo piccola, evidentemente aumentiamola, e a mano ancora di più la possiamo aumentare, e a mano vedete possiamo fare questo tipo di lavoro perché in maniera molto veloce proprio noi demoliremo tutto quello che non ci interessa, o che c'è che non ci interessa, così molto velocemente. Tanto faremo tanti effetti, tanti filtri. Facciamo anche un pochino qui sopra, diminuiamo la dimensione, forse era troppo grande. Va bene così, diciamo tanto esatto. Noi abbiamo demolito lo sfondo, anche se in una maniera non precisissima, ma non è questo che ci interessava. D'accordo, andiamo nel menu colori e facciamo una desaturazione. Desaturare un'immagine significa trasformarla in bianco e nero. Quindi se prendiamo questo slide e lo portiamo a zero, abbiamo trasformato Creta in bianco e nero. Sempre nel menu colori, tiriamo fuori il pannello dei livelli, noi vogliamo rifar venire fuori un pochino i neri e prendiamo la freccina nera e la portiamo verso destra, vedete che le tonalità scure rivengono fuori, un pochino ridare luminosità al viso di Greta, la freccina bianca la portiamo verso sinistra. Ecco, così possiamo essere soddisfatti. Poi andiamo nel menu colori, facciamo soglia in inglese threshold e vediamo che viene praticamente quasi demolito tutto il livello colore, vedete che cosa fa, sta facendo il computer. Noi lo prendiamo e lo spostiamo, lo utilizziamo dandogli un po' di tempo perché ha un pochino di problemi perché stiamo anche registrando il video. E noi vogliamo che vengano fuori i neri, siano solo i neri praticamente a descrivere il viso di Greta. Vediamo un po', lo rispostiamo un pochino a destra, facciamo così. Attendiamo un attimo che lo faccia e poi facciamo ok che ci va bene ugualmente. È un pochino impacciato il computer, ma alla fine ce la faremo. E tentiamo di risolvere il problema. Ce l'ha fatta, facciamo ok. E adesso questo è il momento di inserire l'immagine dell'arcobaleno come nuovo livello, quindi non come immagine, perché se no ci va qua e è staccata da questo progetto. Per inserire un'altra immagine all'interno dello stesso progetto si fa File, apri come livello e prendiamo l'arcobaleno. Vedete che il programma ce lo mette sopra e ci fa notare che la dimensione è un pochino più piccola, quindi noi che cosa facciamo? Prendiamo subito lo strumento scala, che è questo qua, vedete? Clicchiamo sull'immagine e poi operando sulle maniglie noi lo facciamo diventare così ad occhio grande quanto Greta e facciamo scala. Adesso ci sembra ovviamente che questo livello copra, no? Copra completamente Greta, ma noi andiamo nella modalità, invece di fare modalità normale, noi scegliamo ad esempio luce forte e vediamo qua che cos'è la doppia esposizione. Praticamente a doppia esposizione vedete la pelle di Creta diventa, dopo che noi l'abbiamo demolita, l'arcobaleno che c'è, che quindi il livello dell'arcobaleno deve essere sopra, quello di Creta desaturato e con la soglia dei colori annullata deve essere sotto e poi la modalità deve essere luce forte. Che cosa succede? Siccome l'arcobaleno nel punto dell'occhio di Greta è un pochino troppo chiaro, allora noi facciamolo rivenire fuori, facciamo tasto destro, così impariamo che cos'è una maschera, aggiungi maschera di livello, ovviamente ci va bene quella bianca con opacità completa, e vedete che si aggiunge questo quadratino, noi lo selezioniamo, facciamo Ctrl rotella, zoom, non vogliamo far rivenire fuori gli occhi, utilizziamo il nero. Utilizziamo lo strumento pennello, molto probabilmente noi non potremo avere un'opacità 100, facciamo un'opacità ecco di questo tipo,
e scegliamo un pennello un pochino più morbido, scegliamo questo qua, e vedete, quando io ho selezionato la maschera di livello, utilizzare il pennello nero significa demolire il livello soprastante, vedete, far rivenire fuori, vedete come riviene fuori l'occhio di Greta? E far rivenire fuori la luminosità dell'occhio di Greta. E io l'ho fatto per esempio al 28%, e già è molto addirittura. Già è molto, per esempio, se io mi rendo conto che esagero, come in questo caso, io scambio i due colori, vedete, rifaccio così e riviene fuori praticamente il colore rainbow. Ci allontaniamo per vedere se l'utilizzo della... Ecco, ci ha dato un pochino gli occhi, va benissimo. Adesso noi quello che faremo, dopo aver utilizzato la maschera, aggiungiamo un altro livello, un nuovo livello. E lui ci dice che il nome del livello è background e il colore di sfondo sarà il riempimento, lo sfondo è il bianco e il primo piano è nero, va bene. E come sempre lui ce lo metterà sopra. Noi faremo un gradiente, vediamo dov'è il centro del viso di Greta, è un pochino sulla destra. Noi faremo un gradiente, scegliamolo, personalizzato, vedete, dice, qui da PPASF significa da primo piano a sfondo. Quindi noi scegliamo da bianco e nero, però... A noi ci piace più il radiale perché prenderemo il punto del viso di Greta, il nasino, che è questo. Facciamo un pochino di zoom così per avere più spazio. Rivediamo il punto, cioè il centro del viso di Greta. Premiamo e manteniamo premuto e creiamo questo radiale. Vedete? Possiamo fare l'invio. Perché abbiamo fatto questo livello con questo radiale dal bianco e nero? Per far vedere che mentre tra questo livello, quello sottostante, noi abbiamo usato la modalità luce forte. Tra questo livello, quelli sottostanti, noi utilizzeremo un'altra modalità, che è quella che si chiama tonalità HSV, cioè sarebbe Hue Saturation Value, una maniera, diciamo, additiva per comporre i colori. Facciamo così e vedete che cosa succede. Se noi zoomiamo, vedete che la modalità HSV con tonalità ci riporta fuori praticamente la struttura radiale del nostro gradiente. Vedete che io ho cliccato da qui dal nasino fino ad andare fuori ed ecco che i colori dell'arcobaleno, vedete, non solo sono sovrapposti come pelle a Greta, ma adesso abbiamo questa struttura radiale che riviene fuori. Quindi abbiamo l'arcobaleno che parte, diciamo, radialmente dal viso di Greta. Se diciamo volete mantenere aperto il progetto in GIMP, ovviamente dovete fare salva, salva come, e farà un file con le tre letterine del progetto di GIMP. Se invece volete immediatamente l'immagine, bisogna fare file esporta. E noi facciamo esporta come, e noi lo chiamiamo Greta PNG, dobbiamo dare un altro nome, il PNG ci fa mantenere tutti gli effetti, lo mettiamo nella scrivania, facciamo esporta. Poi lo slide della compressione noi lo portiamo a zero perché vogliamo la massima qualità. Facciamo esporta. Vediamo, andiamo a vedere nella scrivania come è venuta. Questa qui era la foto di Greta normale, questa è la foto di Greta con la doppia esposizione, con la modalità luce forte, con la modalità Hue Saturation Value. Vediamo come è venuta. Questo qua è l'effetto, vedete? Questa era la foto senza l'effetto e questa è la foto un pochino posterizzata. Vedete noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo demolito i colori, abbiamo fatto una desaturazione in bianco e nero, abbiamo aumentato le soglie colore dei livelli del nero e del bianco per far rivenire fuori due tonalità, abbiamo fatto un threshold, una soglia, poi abbiamo inserito l'arcobaleno, abbiamo con la maschera di livello bianca ad opacità completa fatta rivenire fuori gli occhi che non si vedevano. Bene, poi abbiamo inserito un gradiente dal bianco al nero, quindi una sfumatura di grigio, e abbiamo messo una modalità Hue Saturation Value che ha fatto rivenire fuori la struttura radiale del gradiente. Bene, il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostro interesse ed utilità. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.